Assessore, le finalità di questo convegno? Le finalità di questo convegno sono quelle di gettare le basi per una successiva consultazione dei cittadini, e questa sarà la prima volta che alla Diana avviene, dove un'amministrazione comunale chiama appunto esprimersi i cittadini per poi fare propria quello che appunto i cittadini vorranno indicare. Qui questa sera si parlerà di eolico, non in maniera generale, ma proprio specifica per un progetto che era già stato presentato alla Diano nel 2013 e per il quale noi dovremo esprimerci a favore o contro. E soprattutto per il compostaggio, che è l'argomento principale della serata, per capire se ci sono i presupposti alla Diano di essere i primi a realizzare un impianto di compostaggio pubblico e a servizio della cittadinanza di Ratiano sicuramente, ma anche dei territori del circondario, con quel principio di collaborazione e di propositività che ci deve caratterizzare a noi in quanto primi nella nostra provincia in percentuale di raccolta differenziata, e quindi dobbiamo cercare di essere i protagonisti nella risoluzione della problematica dei rifiuti. Sono stati già valutati i possibili impatti benefici che questi due impianti porterebbero al territorio? Sono stati valutati e comunque altro obiettivo del convegno di questa sera è quello di dare alla cittadinanza, a tutti i cittadini che vorranno intervenire, tutti i dati e tutte le informazioni utili a poter poi elaborare un proprio pensiero, ma un proprio pensiero che sia appunto basato su conoscenze e soprattutto su dati forniti da esperti, gente titolata a farlo, e noi avremo docenti universitari, avremo ambientalisti di livello nazionale, avremo politici esperti, per cui faremo in modo che tutte le informazioni che questa sera verranno riportate siano pienamente attendibili, in modo che ogni cittadino non debba affidarsi magari a informazioni prese anche per caso o da chi comunque ha interesse a dare delle informazioni non del tutto corrette, se non proprio faziose. Assessore, lei qui interviene per portare la sua esperienza. Due impianti che nella città di Salerno sono già in funzione, e quali benefici ha portato al territorio? Ma noi abbiamo realizzato per l'esattezza due impianti: uno è un impianto di compostaggio, un integrato aerobico e anaerobico, e un impianto che è un parco fotovoltaico della potenza di 24 MW. Il primo, l'impianto di compostaggio, ha portato dei benefici sia di carattere economico, perché ci ha consentito di avere una tariffa di smaltimento inferiore rispetto al passato. Dal punto di vista ambientale, l'impianto produce un ambientante cosiddetto compost che stiamo distribuendo gratuitamente in filiera corta ad aziende agricole della provincia di Salerno. Inoltre, siccome c'è la sezione anaerobica, dove produciamo attraverso la parte più liquida della frazione organica il cosiddetto biogas per produrre energia elettrica da quella che è sostanzialmente una fonte rinnovabile. Lo stesso impianto di compostaggio è dotato di una copertura fotovoltaica di 515 kW. Per quanto riguarda quindi benefici ambientali, perché abbiamo anche una riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera. Per quanto riguarda il parco fotovoltaico, abbiamo sia benefici economici, perché il Comune di Salerno ha introitato circa 25 milioni di euro, e benefici di carattere ambientale, perché noi risparmiamo ogni anno circa 6.100 tonnellate equivalenti petrolio e circa 14 milioni di chilogrammi di CO2. Presidente, Legambiente è presente in questo convegno, si parla di un impianto di compostaggio, di un impianto eolico. Qual è il suo intervento in questo convegno? Ma noi oggi siamo qui a spiegare l'importanza delle fonti rinnovabili alla luce della conferenza sul clima che c'è stata a Parigi, quindi sicuramente la politica energetica che ormai non può più deve tenere in considerazione i cambiamenti climatici, e quindi è importante lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che ovviamente devono essere integrate nel paesaggio, quindi non devono essere previste e installate tout court, e l'importanza soprattutto in questa seconda fase che si sta aprendo a livello regionale del piano energetico regionale della riqualificazione energetica del nostro patrimonio edilizio, che può contribuire non solo a ridurre le emissioni inquinanti, ma anche a ridurre
ridurre lo stesso inquinamento atmosferico cittadino, perché ricordiamo che l'inquinamento atmosferico non è dovuto solo ed esclusivamente al traffico veicolare, ma anche ai nostri impianti di riscaldamento. Quindi se abbiamo case meno energivore sicuramente contribuiremo ad inquinare meno dal punto di vista atmosferico. Per quanto riguarda l'argomento degli impianti di compostaggio e quindi del ciclo dei rifiuti, purtroppo continua a permanere in Puglia una situazione disastrosa, sia dal punto di vista degli impianti che continuano ancora a non realizzarsi per chiudere il ciclo dei rifiuti, tra questi gli impianti di compostaggio. Fra poco i comuni saranno costretti ad andare a smaltire i rifiuti organici fuori regione, e poi si continua a smaltire ancora troppo in discarica e le percentuali di raccolta differenziata in Puglia sono basse. Abbiamo una media del 32% e i comuni che hanno raggiunto gli obiettivi di legge del 65% sono pochi, sono appena 38 su 258, quindi bisogna lavorare molto per voltare pagina, cosa che invece è già avvenuta in Campania, ecco perché oggi stasera anche la presenza dell'assessore di Salerno, dove in Campania ricordiamo che i comuni ricicloni che hanno raggiunto il 65% sono 166 e non 38 come la Puglia. Sindaco, in questo convegno si presentano due prossimi progetti, o meglio la città viene interpellata, la cittadinanza, per scegliere se realizzare o meno due impianti nel territorio di Latiano. Forse è la prima volta che un'amministrazione comunale fa scegliere ai propri cittadini la possibilità di realizzare o meno degli impianti eolico e l'impianto di compostaggio. Hai detto bene, credo che sia la prima volta che un'amministrazione si cimenta a dare informazione, perché noi questa sera daremo solo delle mere informazioni ai nostri cittadini su problematiche che interessano sicuramente ognuno di noi. Si parlerà appunto di compostaggio, di impianti di compostaggio, si parlerà di impianti eolici. Molti cittadini, ad esempio, non sanno che già dal 2013 al Comune di Latiano esiste una domanda da parte di una società spagnola finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico. Questa sera si andrà ad approfondire che cos'è un impianto eolico, quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi. E poi eventualmente, visto che questa società ha depositato, ripeto, questa richiesta, ha espletato tutto l'iter, il Comune di Latiano ha l'obbligo di dire sì, potete realizzare eventualmente sul nostro territorio un parco eolico oppure no. E pertanto la politica, visto che interessa questo problema tutti noi cittadini, è giusto, è democratico, è corretto che i cittadini appunto esprimino il loro parere e la politica poi si deve adeguare al parere, alle indicazioni espresse appunto dai cittadini. L'altro problema è l'impianto di compostaggio. Che cos'è questo impianto di compostaggio? È giusto che gli amministratori diano informazioni su questo sistema di trasformazione, possiamo dire, no, dei nostri rifiuti, di una parte dei nostri rifiuti, perché riguarda appunto il rifiuto organico, il cosiddetto umido. Oggi tutti i cittadini sosteniamo dei costi elevatissimi per quanto riguarda appunto la raccolta, per quanto riguarda il trasporto, che è un costo ingentissimo per quanto riguarda la trasformazione del nostro rifiuto. E allora dobbiamo verificare se tenerci le discariche, se ci sono altre alternative, oppure rimanere nella situazione in cui ci troviamo. Allora l'iniziativa di questa sera, e ce ne saranno altre, ha la finalità esclusiva di informare i nostri cittadini di quali sono i problemi esistenti e se ci sono delle possibilità per dare una risoluzione agli stessi.